Porgo a tutti l'augurio pasquale che è già stato anticipato in questo ultimo mese che abbiamo vissuto con grandi emozioni, con l'umiltà del Papa Benedetto che appunto ha lasciato il ministero perché non si sentiva più le energie e le forze per portarlo avanti, e col grande dono di Papa Francesco, e questo è l'augurio anche per noi, no? Perché questo clima che avete visto cambia improvvisamente sia anche il modo con cui noi affrontiamo la vita. Certe volte la vita sembra andare avanti per tanto tempo sul registro, poi improvvisamente, se siamo aperti al dono di Dio, alla presenza del Signore Gesù, cambia improvvisamente. Auguro a tutte le famiglie, a tutti voi, che sappiate sentire questa primavera dello Spirito che ci ha toccato con la sua mano. Buona Pasqua.